chi ha da dire di cominciare a dirci qualche cosa? Una commissione d'esame. Sì, sembra una commissione d'esame. No, veramente non possiamo metterci anche dalla parte di là a guardare tutti i dati. Ci guardiamo in faccia, ma veramente io proprio come ho l'idea, c'è ancora proprio una braccetta nel cammino, ma l'idea è quella di, così come beh, una volta si faceva, dopo cena tutti attorno al cammino e si chiacchiera, si parla. Allora, la scelta dei testi, ad esempio, la scelta dei testi che avete fatto sulla base di quale suggestione? Nessuno. Così, a caso? No. A sorteggio? Guardi, sono io responsabile. Ho fatto questa scelta calcolando di avere delle pagine poco note di autori invece importanti, a parte Donata Cariani. E poi ho pensato alle persone che l'avevano dette, perché leggere dei testi è molto difficile. La tendenza è quella di declamarli o di lasciarli spegnere, farli diventare una cosa culturale. E qui avevo la possibilità invece di stimolare loro, nella preparazione che abbiamo fatto, a renderli, non dico teatrali, ma con una dimensione che è anche della teatralità. Per questo alcuni altri. Tranne quelli che ho letto io, che sono il primo, che è un elenco di libri che è l'ironia di uno scrittore su quanto si scrive e che non ha un percorso, ma un annuncio. Invece il libro è meraviglioso, Se una notte d'inverno, un viaggiatore, meraviglioso. E l'ultimo, che ha l'eleganza di una poesia di Montale, anche se è questa battuta finale che cambia completamente tutto il discorso borghese notturno, un po' stupido, e la fa diventare un'idea universale. Vabbè, questa è la mia risposta. Poi, sa, uno vorrebbe leggerne un migliaio, non può, ecco. Perché, ma anche una certa casualità mi piace. Scusate, mi ricordo una cosa. Mio padre teneva i libri sul comodino da notte e man mano aggiungeva quelli che avrebbe voluto leggere. A un certo punto mia madre ha messo una bandiera sopra e lui ha capito. Vuoi dire che sono arrivata al tetto? Quando gli ho proposto di fare questo pezzo di Guareschi, mi ha risposto: Guareschi è il mio vicino di casa. Sì. Carlotta, che i lettori di Guareschi conoscono perché era bambina, di cui sappiamo tutte queste storie, è stato il mio primo amore. Sì. Lei aveva 5 anni o 4, era più vecchia, adesso se n'è andata, ma insomma la raggiungeva. No, era molto seccato perché preferiva quelli un po' più vecchi. Ma era molto vivido, sia il ricordo, ecco, questo magari lo posso anche raccontare, sia il ricordo di Carlotta. Sì. No, il mio primo amore in realtà è stata Agostina, che era una donna di servizio molto piccola. Piccolina, poi me ne sono accorto crescendo che era piccolina, ma aveva dei turbamenti erotici a 2 o 3 anni, allora pensavo di segarle le gambe e di portarmela a letto, ma ancora non capivo cosa esattamente, sì, che cosa mi interessasse di queste gambette. Poi quando ho visto questa bambina mi è sembrata veramente una madonnina ed ero così innamorato che le ho regalato delle stilografiche rotte che non scrivevano, però mi sembrava un grande regalo. E nel Milano del dopoguerra io abitavo in Viale Romagna, largo Rio de Janeiro, sullo stesso marciapiede di Guareschi, che aveva una villetta dietro di noi. E la gente si riversava per le strade e portavano i bambini, cosa che poi non è mai più successa. A Milano non si vedono più queste cose qua.
E noi bambini eravamo felici, solo che Carlotta mi ignorava perché naturalmente gli interessavano bambini più grandi di me. Io ero un po' sofferente. E poi ricordo una cosa molto bella legata a Guareschi, che è stato, oltre ad essersi fatto degli anni di galera, tra l'altro con un amico di famiglia, l'ingegner Bolognino, e un attore che si chiama Gianrico Tedeschi, nello stesso campo di concentramento, dove poi facevano una rappresentazione, questo l'ho saputo dall'ingegner Bolognino. E lui si è fatto un altro anno di galera in Italia, perché aveva detto delle cose su De Gasperi che non sono piaciute. E quindi... Tra parenti, diciamole, per dire com'era poi allora le cose. Ha avuto due condanne lui. Sì. Una, questa su De Gasperi, che è stata la seconda, perché aveva trovato delle lettere che probabilmente anzi sono risultate false, ma lui aveva avuto in buona fede, in cui De Gasperi avrebbe chiesto agli americani di bombardare Roma per accelerare la cacciata dei nazisti, cosa che sarebbe stata molto grave. E quella cosa lì praticamente ha buttato giù tanto De Gasperi che guarì. La prima era invece stato per offesa a Einaudi, ma pensate cos'era, Einaudi, grandissimo presidente, aveva una tenuta di vini e faceva il nebbiolo Einaudi. Allora lui ha fatto una vignetta, Guareschi è un vignettista molto notevole, di Einaudi con i corazzieri, e i corazzieri erano vestiti da bottiglioni. Ora, una cosa così adesso sarebbe fare vignette politiche più innocenti. E invece lì ha avuto. E lui, alla seconda condanna, è stato messo dentro. Ha voluto, anziché tentare un ricorso, ha preso lo zainetto che aveva quando era nel lager e ha voluto fare un anno per lezione all'Italia. E io ho questa immagine mitica, ancora molto confitta nella mia memoria, di tutti questi bambini che sono andati a festeggiare il rientro a casa di Guareschi, e lui era proprio un Papà Natale per noi, era felicissimo di accogliere tutta questa masnada di bambini che lo festeggiavano, e mi ricordo questo personaggio estremamente bonario, e io ero intimidito naturalmente, perché è il papà della mia fidanzata, non perché fosse una scrittura della mia fidanzata ideale, ipotetica. Me lo ricordo come se fosse adesso, tutti sul marciapiede di Viale Romagna, vicino al lattaio, e lui. Anche voi abitavate lì? Sì, eravamo a 100 metri. Lì, dove abitavate voi? Via Pasqua. Via Pasqua? Quasi a Gorgo. Dove noi abitavamo? A E a marcia abitava di fronte, su Viale Romagna, e andava a prendere il giornale in inverno in pigiama e ciabatte con su un cappotto. E a marci? Sì. E ha avuto anche un incidente stradale, so, da Paolino Rete, un amico di Paolo. Vabbè, stiamo conversando davanti al fuoco. Abbiamo già tirato troppo in lungo, non abbiamo il tempo di un bis. Ma un bisino piccolo. Una perla di saggezza la vogliamo fare in una poesia. La filastrocca della pace. E naturalmente la affidiamo a Ruggero Dondi. La pace è una salita. Si arriva con fatica. Ma giù lì c'è una sorpresa. La pace è una discesa.